Siamo qua sulla terrazza Mascagni, insomma la cartolina della città. Da qui davanti e dietro la terrazza ci sono i bagni di Livorno, dei bagni che hanno delle caratteristiche precipue, delle caratteristiche particolari che li differenziano rispetto a quelli della Versilia, perché sono degli stabilimenti balneari che insistono nel circuito cittadino, fanno parte proprio integrante della città, non dispongono di grandi arenili a disposizione, ma hanno degli spazi interni abbastanza grandi, quindi c'è bisogno di regole particolari, e sono esattamente quelle che i balneari di Livorno hanno chiesto in un incontro con la giunta di Livorno, dell'amministrazione comunale, al sindaco Salvetti e in telecollegamento con la giunta regionale, perché era presente l'assessore Cioffo. Quindi questa delegazione ha parlato con gli esponenti comunali e regionali e ha chiesto sostanzialmente quello che chiedeva il nostro ospite prima, cioè quali sono le direttive, quali sono le regole che si potranno usare e quali saranno le date previste per la riapertura e quali regole si dovranno seguire. Ora, sul versante della data acquista sempre più credibilità l'intorno di inizio giugno, mentre per le regole, ecco, questo è il grande interrogativo su se dei distanziamenti, insomma, è facile individuare quali possono essere, molto meno intuitivo è quali siano esattamente le cose da dover fare, tipo le sanificazioni, con quali prodotti e come. Sono tutte istanze che sono state portate e che concorreranno a scrivere un vero documento che varrà per Livorno, un vademecum, diciamo, quando però arriveranno indicazioni precise dal governo. Noi abbiamo parlato con i titolari e i rappresentanti degli stabilimenti balneari, insomma, la situazione è quella che è facile immaginare, insomma, le prenotazioni sono quasi nulle e mentre eravamo là abbiamo visto una fila continua di persone che chiedevano informazioni e che volevano sapere quando sarebbe stato possibile accedere ai bagni. Insomma, vedete, la giornata è meravigliosa e insomma, la voglia di mare c'è e è tanta, però queste aziende, perché di questo si tratta, non hanno nessuna certezza sul futuro e questo è ciò che chiedono fondamentalmente. Sentiamo però direttamente quali sono le loro istanze e la vera voce di queste aziende che cercano sostanzialmente di capire cosa devono fare e quando. Noi prima di tutto vogliamo garantire la stagione alla nostra città. Noi ci si sacrifica, ma si apre, perché noi vogliamo portare dietro tutto quello che Livorno ha creato e vogliamo che continui ancora. Stiamo buttando giù un documento all'amministrazione comunale perché per quello che noi si potrebbe chiedere. Il problema è che gli stabilimenti balneari di Livorno hanno delle caratteristiche particolari, hanno delle strutture su cemento e gli spazi sono quelli che sono. Cerchiamo di mantenere le distanze giuste, ma vediamo di lavorare nel modo più corretto per garantire la stagione a tutti. La data certa sicuramente si parla dei primi di giugno, poi slitterà di qualche giorno per definire tutta la questione della manutenzione degli stabilimenti balneari e appena ci danno il via ai bar e ristorante sicuramente partiremo anche noi. Immagino sarà una stagione totalmente diversa, insomma, sarà una cosa strana a partire Si è questo già con. perso un mese la stagione, la gente verrà al mare, sarà invogliata a venire al mare, vuole essere garantita, anche chi viene al mare dice vado al mare tutto per la piccium e poi sarò garantito o no? E noi cerchiamo di dire le distanze cerchiamo di mantenerle, le disinfettazioni le facciamo, non una volta, tre, quattro volte al giorno, i lettini ve le diamo con tutte le garanzie che volete, lavati, sterilizzati giorno per giorno. I servizi igienici abbiamo preso delle persone che ci staranno tutto il giorno, le docce verranno disinfettate più di una volta al giorno. Più di questo noi poi staremo alle direttive nazionali e regionali, ci adegueremo a questo.